via laterale cosa fa tutto per da questa parte. Anche quelle di buco per favore, grazie. Non sono più grande. Grazie. Un attimo. Okay. Grazie. Manini? Sì, ciao, buongiorno, benvenuto. Sono tu intanto faccio una parte comune. Ascolta, tu hai una storia abbastanza particolare. 23 anni però hai girato già, se non mezzo mondo, sono parecchie squadre, sei presente nazionale, già conosciuto la Serie A, hai fatto un buon campionato di Serie B senza però riuscire ad affermarti definitivamente. Cos'è che ti ha bloccato? Cosa ti è mancato per fare il salto di qualità definitivo? Se Palermo può essere naturalmente l'occasione, diciamo, della vita, pur considerando che non faccio come titolare ma completi pure fatto di attacco già fuori. Sì, innanzitutto buongiorno e buongiorno a tutti. Io sono innanzitutto emozionato di essere tornato a casa dopo circa 10 anni, diciamo quasi casa, perché è il posto più vicino dove ho giocato rispetto agli altri posti dove ero prima, quindi sono pure orgoglioso di questa cosa, di essere vicino al mio paese, a giocare da qui. E quindi collegando con la discorso di prima, che è mancato per esplodere, nel senso che io ero partito bene a Lanciano, poi a Bergamo sono stati vari gestori, dove è il primo anno che ho conosciuto la Serie A, ho avuto il mister Eia che era più propenso a fare giocare magari giocatori con più nome, più spessore, infatti vari conti, vari attini erano sempre, diciamo, fuori. Però l'anno scorso poteva essere una grossa chance a Bari, quando ero partito pure bene nelle prime 4 partite, una di Coppa Italia facendo subito 3 gol, però l'infortunio mi ha fermato, hanno sbagliato poi la diagnosi, ho perso un anno intero, fortunatamente a Bergamo mi sono ripreso, sono ripartito, adesso sono in forma e sono orgoglioso di essere qui a Palermo, perché sono venuto qui con voglio dare contributo, voglio dare tutte le mie forze per aiutare la squadra, soprattutto una città e una regione che io vado sempre pieno anche dal mio accento siciliano. Italia? Ciao, grazie Italia per questo rapporto, benvenuto. Grazie. Il fatto di essere un siciliano, sì, una squadra che praticamente presenta tantissimi stranieri, può essere un vantaggio perché ti dà una motivazione in più o può essere un vantaggio perché c'è tutta questa misto di nazionalità? No, io fortunatamente, come sapete, con l'esperienza che ho avuto all'estero ho imparato l'inglese, quindi non è che faccia fatica, eccetera. Alla fine deve parlare il campo e la lingua migliore è la lingua calcistica anziché della lingua normale. Poi diciamo che per me essere tornato qui anche da semplice scherzo, forse con un magazziniere, parlare in dialetto, quella roba dopo tanti anni è una cosa che mi ha emozionato, devo dire, anche oggi sono emozionato, non lo nego, però secondo me si può fare bene con me, non senza stranieri, però per me da siciliano voglio dare qualcosa in più che magari non ho dato da altre parti. Poi volevo chiederti, nel momento in cui è arrivata la proposta del Palermo, hai un attimo pensato, ti ha spaventato l'idea di trovare un reparto attaccanti così ricco, anche di giocatori con esperienza internazionale? Certo, lo sai, posto anche un problema se potevi incontrare qualche difficoltà nell'affermarti. Io quando mi ha chiamato il Palermo 2 settimane fa c'è stato un sondaggio, poi è stato portato tutto per, come voi sapete meglio di me, della cessione di Lopaso. E quando si è portato il Palermo io non ho pensato realmente a questo, pensavo solamente di mettermi in gioco, perché se dovesse avere paura o timore a 23 anni è meglio che non gioco a calcio, nel senso che se io vengo qui so che c'è un reparto fortissimo, il capitano Ernesto Roschi, il giovane Lagumena che è fortissimo, coronato tra i posti, gente di valore, io se ho ricevuto questa chiamata vuol dire che voglio mettermi in gioco, voglio aiutare, e quando verrò chiamato in casa, se verrò chiamato in casa darò il mio contributo senza paura, anche a Bari, diciamo non è una piazza grande, però giochiamo a calcio, se abbiamo paura c'è gente che fa cose magari più difficili, più favolose, quindi me la voglio giocare tutta. Ricky e poi Giardino. Ciao, ben trovato. La prima parte della tua carriera sempre in giro all'estero, cosa ti ha lasciato? E anche lì un po' la stessa cosa che ti chiedeva Paolo,
cosa non è andato bene per affermarti magari di certo, una cosa che non hai fatto forse nessuna presenza o in piazze di questo livello? Diciamo che sono andato all'estero, l'esperienza all'estero mi ha dato tantissimo dal punto di vista umano, soprattutto dal punto di vista calcistico umano, nel senso che ho imparato diverse culture calcistiche, diverse culture etniche, tantissime cose, sono cresciuto tantissimo, ho imparato l'inglese, capisco diverse lingue, cioè riesco a farmi capire, sono cresciuto per un semplice magari ragazzino che era partito, sono tornato uomo. Diciamo che a Monaco ero stato acquistato, le idee della società non erano quelle che sono venute dopo. Io sono stato comprato nell'aprile 2013, allora presidente, dopo che erano arrivati in Ligue 1, in Serie A francese, voleva fare una squadra medio normale per far sì che tanti giovani magari di prospettiva, invece poi il presidente a giugno ha travolto tutto, ha comprato gente come Falcao e quindi a quell'età, 19 anni, non era molto facile confrontarsi con loro, quindi ho dovuto fare varia gavetta che fortunatamente mi ha portato in Italia e quindi sono ripartito da questo, diciamo per adesso sono soddisfatto di quello che ho fatto perché ho rischiato di andare all'estero, ho rischiato magari di perdere, però fortunatamente sono tornato in Italia. Diciamo è una gavetta al contrario, perché di solito si fa in Italia e poi si fa l'esperienza all'estero. Esatto. Una gavetta al contrario è quello che mi ha fatto veramente crescere perché sono riuscito veramente a diventare uomo. Giardina? Ci trovi qui Nino Lagumina, dopo la partita di sabato gli hai dato qualche consiglio, c'è stato qualche scherzo anche con lui, insomma, vuoi in qualche modo provare a fare concorrenza come Vincenzo Rossi? Sì, diciamo che con Nino sì, abbiamo parlato, dopo la partita ci siamo confrontati, magari io ero fuori in tribuna a seguire la squadra, magari vedevo cose diverse da quello che si vede in campo e abbiamo parlato dopo la partita, però poi sempre siamo molto amici, abbiamo legato alla nostra esperienza a Terni, ma eravamo quasi sempre insieme a casa mia, così perché per me era la prima esperienza, quindi sono stato un po' da fratello maggiore. E anche adesso sì, c'è concorrenza, ma la cosa più bella è avere una concorrenza così leale, perché vediamo, scherziamo, magari siamo in camera insieme e poi chi gioca, l'importante è contribuire a una cosa che è la di portare in alto il Palermo e la città di Palermo. Elie, ciao, benvenuto a Palermo. Per quelle che sono le tue caratteristiche tecniche, è meglio giocare da unica punta con due trequartisti al fianco oppure puoi convivere con Nestorowski o la guida? Io, per fortuna, nella mia esperienza a Lanciano ho giocato 4-3-3, giocavamo una punta, però nel mister chiedevamo un'altra tipologia di gioco. In nazionale, con il mister di viaggio, giocavamo sempre, quasi sempre a due punte, io mi trovavo, ti dirò che mi trovavo meglio a due punte, perché magari non c'è un riferimento ben preciso per il difensore, possiamo sbagliare, possiamo muoverci, possiamo fare le giocate, quindi per me qualsiasi sia il ruolo, anche a fare la mezzala, se c'era una mano la do al 100%. Nel debutto che sogni, meglio in casa al Barbera quindi davanti ai tifosi oppure va bene anche fuori casa? Vabbè, davanti ai tifosi sarebbe bellissimo, però ti dirò che dovessi sortire il sabato, dovessi sortire a Foggia, comunque basta che vinciamo e magari abbiamo il mio gol. Grazie. Due domande? Sì. Vitale e poi Vallini. Che idea ti sei fatto del Palermo nelle prime due partite? Io sono molto contento, cioè, sono molto positivo perché a Brescia, come magari scrivete voi giornalisti, si parlava fuori, si presentava un Palermo 2, ma invece non era così. Ho visto proprio la forza della squadra, la forza del gruppo, nonostante anche collegandomi a prima con le etnie diverse, la lingua, ho visto proprio i giocatori che lottavano per, ognuno giocava per l'altro. E poi mi ha colpito molto, come se ci fosse veramente lo spirito del, non dico del palermitano, ma lo spirito di quella persona che vuole darsi una mano. Quindi io sono molto positivo e molto contento. Anche dopo due giorni di ritiro mi sentivo come se fossero sempre qua. Vainini? Sì, scusami, la spieghiamo meglio questa questione del tuo infortunio, perché tu hai infatti sei fermato dalla voce per un problema di pancina che non era stata molto male inizialmente identificata. Siccome la pubalgia era una brutta bestia, adesso sei completamente guarito, comunque no, ma non era una pubalgia. Cioè pensavano fosse una pubalgia, non hanno fatto un esame specifico a fare. Magari, ti hanno curato con la pubalgia invece un'altra cosa? Mi stavano curando per pubalgia andando in piscina, invece era tutt'altro, quindi andando in piscina mi si sono avuto delle piccole ernie che andando in piscina con delle pinne si sono peggiorate, quindi erano arrivati al punto quello non veniva risolto di sforzarsi. Cioè se l'avessero scoperto prima magari già era in campo subito dal novembre dicembre e magari parlavamo di altro, che l'infortunio non si allargava di più. E quindi dico a Bergamo poi a Terni hanno curato in maniera. A Bergamo così mi hanno curato, mi hanno fatto subito dei controlli, mi hanno fatto operare, mi hanno messo in testo, però
avevo bisogno secondo me di almeno 2-3 mesi, perché ero stato quasi 6 mesi fermo, ci sono 2-3 mesi come se dovevo ripartire in un'altra preparazione. Invece questo non è stato possibile, sono dovuto andare di fretta in furia a Terni e lì sono stato bene più o meno maggio-giugno è cambiato, è finito. E io a giugno infatti non ho fatto le consuete vacanze, sono rimasto al mio paese, tra dirigente Papa di Montigliano, a fare un lavoro specifico con il mio personal trainer, il mio medico che mi segue da più di 5 anni, e ho fatto una preparazione già a giugno e quindi mi sono preparato per l'Atalanta, quello non è stato possibile e sono contento di essere. E la preparazione qui è la preparazione estiva l'Atalanta? L'ho fatta a giugno per curarmi per riprendere, poi sono andato per l'Atalanta e poi le ultime settimane quando ero praticamente sul mercato, siamo stati un po' lì, un po' con la squadra, ho fatto un amichevole, però magari ce l'avevamo a parte, ce l'avevamo in canto. Sì, volevo farti una domanda invece per mandare un saluto, visto che sei qua a casa adesso, dico Palma di Montechiaro tutto sommato è a due passi come dicevi da Palermo, e soprattutto perché c'è anche la possibilità di vedere magari i tifosi che vengono come venivano prima anche da Sciacca, da Favara, dalle altre parti della Sicilia. Può essere un motivo questo di affezionarsi ancora di più al Palermo, e quindi che vuoi dirgli? Io lascio questo discorso perché ho ricevuto tantissimi messaggi dal mio paese, anche dalla provincia di Agrigento, perché diciamo, tutti diciamo la stessa cosa, da oggi il Palermo avrà un tifoso in più. A me questa cosa mi ha colpito e spero che veramente possano veramente venire in tanti, perché già sicuramente ci sarà tantissimo da parlare di Montechiaro, perché mi hanno sempre seguito e spero di rendere orgoglioso sempre il piccolo del mio paese. Elia, è poi vitale a chiudere. Correggimi se sbaglio, dati alla mano, non hai mai raggiunto la doppia cifra nell'arco di una stagione. È un obiettivo che ti poni, cioè firmeresti oggi con un bottino di 10 gol alla fine del campionato? Se dovesse servire a qualcosa, sì, firmerei per 10 gol. Se dovesse servire magari solo a livello personale, è meglio vincere di più con la squadra. Cioè, è una cosa che penso seriamente, perché sennò poi le cose si dimenticano e va avanti solo il singolo. Qua c'è da risollevarsi, da portare il Palermo dove merita, e cerchiamo pure di rilasciare anche un rapporto di via con quei tifosi, perché dopo una retrocessione c'è sempre malumore, ma noi metteremo tutte le nostre forze, sputeremo sangue, usciremo sempre sudati dal campo, personalmente io, per far sì che i tifosi vengano di nuovo felici e contenti allo stadio. Dale, l'ultima. Un saluto con la formula del prestito, con diritto di riscatto, contro il riscatto. Come vedi tu questa tua pagina a Palermo? Come un modo per ritornare ad essere un giocatore di cui far parlare, o ti vedi in futuro anche con questa casacca rossa? Io ho insistito, parlando con il procuratore, ma si è prospettato la società Palermo nel volere magari questa situazione di diritto di riscatto eccetera, perché ci tenevo tanto che magari se dovesse fare bene, ma io sarei contento al massimo di rimanere a Palermo, perché è una grande piazza, una grande società, e per me non solo da Giacomo, ma lo sarebbe per chiunque, secondo me sarebbe un motivo d'orgoglio con qualora dovesse provare per più anni a Palermo, perché per me è una grande piazza, quindi spero che di fare bene come hai esercitato, e al massimo qualora la Palermo facesse il conto di scatto, almeno ho fatto guadagnare qualcosa a Palermo. Grazie. Grazie.